siamo più delusi di tutti. Beh, un po' troppo pure sono deluso. Che tanto loro mangiano, bevono e gliene frega un cavolo. Brutte notizie per i 6.500.000 pensionati che percepiscono meno di 1.000 euro al mese. Nel 2016 non avranno nessun bonus e molti di loro sono sotto la soglia della povertà. Questa è la mia pensione di 623 euro mensili. Questo è il mio canone di locazione di 234 euro. Questa è la luce della mia abitazione per aver acceso due condizionatori, se no si moriva, di 300 euro. A sommare, io sono uscita dalla posta, dopo aver preso la mia pensione, con 3 euro. Come fai ad andare avanti così? Vado a pulire una casa 3 ore, nonostante io abbia tutti questi tagli qua. La psoriasi? La psoriasi, e 3 ore per 24 euro. Io ho 3 figli, fortunatamente ognuno per conto suo, 5 nipoti, di cui non posso neanche avere l'emozione di fare un piccolo regalino. Noi il pesce a casa mia solo vongole, ma una volta ogni 2 settimane non spaghetto le vongole, se no il resto chi ha? Questo me l'ha regalata una mia amica, cioè, ma anche la soddisfazione di andare in un negozio a dire voglio spendere 50 euro, no, ci hanno tolto tutto. Abbiamo ascoltato la signora Anna e adesso ci facciamo un giro nel quartiere Pietralata, vediamo com'è la situazione qui con i pensionati. Quanto prende di pensione? 571, 40 anni lavorativi, e non riesco a pagare i bolletti. Se io voglio pigliare una cosa un po' più grossa non la posso pigliare, cioè un etto, uno o due etti di prosciutto, mortadella, sta roba qua che costa, non la posso pigliare. Ma la spesa la va a fare lei? Io la vado a fare. E qua la pensioncina mia, che piglio quei 400 euro al mese. Ma sono pochine 400 euro. E bisogna che c'è qualcuno delle mie figlie che qualcosa me la portano, mica perché mi fanno morire di fame. Io qua con 400 euro al mese di pensione che faccio? Con chi te la pigli? Con quelle svergognate che hanno i miliardi, i milioni. E noi se moriamo di fame. Quanto la prende di pensione? 50. 5,50, sempre basta. Lo sa che l'aumento non ce l'avrà, no? Con la nuova riforma? Lo so. Mi racconta, ma come fa a campare con 500? Faccio i salti mortali. Più il pane, quello e il latte, quello che mi serve. Basta, non più un cavolo. Perché non ci arrivo, c'è un figlio disoccupato a casa. Questa pensione deve mangiare anche suo figlio? Certo. Che devo fare?